Tre record del mondo nella penultima giornata dei mondiali di nuoto in vasca corta di Manchester. In chiusura di una giornata che vede gli azzurri Magnini, Galende e Terrin conquistare un posto per le finali di domenica, rispettivamente nei 100 stile libero, 100 misti e 50 rana, i big del nuoto mondiale timbrano ancora una volta il cartellino. L'americano Lochte vola ancora una volta al record mondiale, lo fa nella semifinale dei 100 misti, dominata in 51-25 davanti al britannico Tancock, secondo con il nuovo record europeo di 52-27. Pochi istanti dopo la vetrina è tutta per la Coventry, la nuotatrice dello Zimbabwe, dopo quelli dei 200 dorso e 400 misti, mette la firma anche sul limite mondiale dei 200 misti, vinti con lo straordinario crono di 2.06.13 che cancella il vecchio limite dell'americana Wagner 2.07.79. Sotto il vecchio mondiale anche la spagnola Belmonte, argento con il nuovo record europeo di 2.07.47. Chiude la giornata il record del mondo della staffetta 4% stile libero femminile olandese. Il quartetto Orange domina Australia e Gran Bretagna in 3.29.42, firmando il 12° record mondiale nelle 4 giornate finora disputate a Manchester.